Immaginiamo che tu abbia acquistato il servizio, configurato la tua casella e tu stia inviando un messaggio PEC. Come destinatario puoi inserire chi vuoi, sia un indirizzo mail certificato, sia un indirizzo mail ordinario. Il messaggio verrà comunque consegnato. Però devi ricordare che solo se anche il tuo destinatario ha una PEC potrai sfruttare tutti i vantaggi del servizio. Cerco di essere più chiaro. Se tu invii dalla tua PEC a un'altra casella PEC, il tuo messaggio non solo verrà consegnato al destinatario, ma il sistema ti rilascerà anche una mail che notifica l'avvenuta consegna. Praticamente la tua ricevuta di ritorno, quella che ti garantirà che il messaggio è stato inviato e consegnato al tuo destinatario e che dà quindi valore legale allo scambio. Se invece come destinatario inserirai un indirizzo di posta non certificato, cioè una normale casella mail, il messaggio arriverà al destinatario che potrà aprirlo e leggerlo, ma tu non riceverai nessuna notifica e quindi non avrai la prova che il tuo messaggio è arrivato al destinatario. Allo stesso modo potrai ricevere messaggi da chiunque. Tuttavia, se le caselle PEC di Aruba sono già predisposte per ricevere messaggi da altre PEC, dovrai invece abilitare le ricezioni di messaggi da caselle mail ordinarie. È un'operazione semplicissima. Basterà impostarla dall'area di gestione della casella. Una volta attiva sulla tua casella PEC, potrai ricevere sia messaggi certificati, sia messaggi da caselle di posta ordinaria e non certificate. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Guarda il prossimo video.